Allora, la New Mater conquista due punti nella maratona contro Tuscany, una vittoria importante per voi, per la classifica, anche per l'entusiasmo che si è creato oggi al Palagrotte. Sì, è una vittoria molto importante, abbiamo giocato bene, punto a punto siamo stati decisivi e l'importante era vincere e portare la vittoria a casa. Insomma, Mimmo Cavaccini, riconquistata la vetta dopo una partita così contro Tuscania, insomma, Castellana ha dimostrato sino ad oggi di voler dire la sua in questo campionato. Ma guarda, come ho già detto in altre occasioni, secondo me noi siamo bravi perché stiamo pensando una partita per volta e oggi sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, lunga, contro una squadra forte che sicuramente ci avrebbe messo in difficoltà. I lati positivi secondo me sono tanti questa sera, stavamo sotto 2-1 con un parziale anche abbastanza importante il quarto, quindi girare la partita così secondo me è un segnale forte, poi giocare qui è stato veramente emozionante, stasera era una bolgia, bellissimo. Insomma, Luca, sei arrivato a Castellana Grotte per fare bene, si sapeva, sei reduce insomma da una prima parte della tua carriera importante, quali obiettivi vi siete prefissati con mister Lorizio ad inizio stagione e volendo tracciare un bilancio sino ad oggi? Guarda, onestamente ormai non penso più al passato ma mi vivo il presente. Il mio obiettivo è quello di migliorare giorno dopo giorno, impegnarmi al massimo con tutte le forze che ho. Mimmo Cavaccini, prossima con Potenza Picena per chiudere il girone di andata della prima fase, poi testa la Coppa Italia. Sì, già dalla partita scorsa sapevamo di dover affrontare una competizione affascinante come la Coppa Italia. Ovviamente andiamo a Potenza Picena con uno stimolo in più, nel senso sapere di affrontare una competizione potendolo fare da primatista secondo me è ancora più facile, quindi sicuramente sarà un'altra battaglia, speriamo di uscire vincitori un'altra volta. Subito in Serie A per fare bene insomma in alta classifica per te. Sì, guarda, no, te l'ho detto, adesso mi interessa poco, secondo me i risultati vengono dalle settimane, dalla quotidianità, dalla squadra che ti aiuta a giocare bene, quindi se gioco bene io significa giocano bene tutti, se no non si vince, nel senso per stare lassù ci vogliono tante qualità e secondo me la più importante è la squadra, cosa che noi stiamo dimostrando di essere. Che aria di pallavolo avete trovato in Puglia? Guarda, una bellissima aria, penso che un po' ne eravamo consapevoli perché questa società è una società molto seria, ha fatto parecchi anni di A1 e quindi già eravamo consapevoli di questa società. Stessa domanda la faccio a te, che passato hai tu in Puglia da avversario e che aria hai trovato in Puglia? Ah, quella che... in Puglia la pallavolo si sa ormai è di casa, poi Castellana Grotte, guarda, non ti nascondo che una delle motivazioni per cui ho scelto di accasarmi alla New Mater era proprio perché sapevo di trovare un ambiente stimolante con un pubblico importante, con una storia alle spalle importanti, quindi è sicuramente uno dei motivi che mi ha spinto a venire qua in Puglia e soprattutto alla New Mater.